Oggi sono venuta alla VIP Spa, sono successe un po' di cose, ma sono contenta perché, come tutte le cinesi, l'ho dedicata anche al corpo. Lo sapevate che abbiamo 2 chili di pelle morta ogni mese che carichiamo sul nostro corpo, che bisogna togliere? Quindi lo scrub. Anche quello che facciamo a casa non è mai sufficiente, perché tutte le creme, tutti i balsami, tutti i bagnoschiuma che usiamo, eccetera, eccetera, tutto si depone sul nostro corpo e va eliminato affinché possa poi recepire tutto quello che mettiamo di idratazione, di nutrimento, eccetera, eccetera, abbia i suoi effetti. Purtroppo sto facendo il video con il cellulare e non so quanto dura. Io ho fatto tutto quanto il servizio e adesso, siccome quando vieni qui in questi bagni cinesi puoi anche mangiare, allora sono qui a mangiare, a fare uno stuzzichino. Questa è la sala pranzo. Sono venuti in un orario abbastanza decente proprio per evitare che ci fosse tanta folla. Cioè, quando sono venute erano tutti a mangiare, ma adesso, grazie alla stanza ristoro, non c'è niente. Io giro un attimo la camera per salutarvi. Non spaventatevi. Non spaventatevi. Ciao a tutti, buon anno. Io sono distrutta ma sono contenta, ho fatto uno scrub, ho fatto la sauna, una hammam, una jacuzzi potentissima, ho portato i miei attrezzi che uso per la pulizia, anche il Clarisonic, eccetera, eccetera, una maschera, ho fatto tutte queste cose. Mi vedete nature, quindi faticata perché io ho la pressione bassa e allora tutto questo caldo mi fa bene, però ho bevuto, ho portato i miei sali e va benissimo, provo a rigirare. Allora, io adesso ordino qualcosa, è tutto inclusive qui nella cantinette questo bagno. Questo bagno alla fine, questo scrub, compresa la pulizia degli stivali, che avevano bisogno di una bella strigliata, boh, pagherò qualche cosa come 280 renminbi, 32 euro, ma considerate che ci sono bagni molto più a buon mercato e insomma, però qui vige un po' un senso di pulizia. Vicinissimo a casa, quindi vengo con la tuta, proprio a 10 passi. E niente, lo scrub è uno scrub molto rurale, non usano granuli, niente, è un guanto molto, molto, un po' ruvidino, e qui sta la capacità della ragazza che ti segue il massaggio scrub a togliere tutti gli eccessi, e credetemi, ha tolto tanti di quegli eccessi. Per ammorbidire il tutto, io faccio mettere il latte, rientra nei 68 renminbi per lo scrub. Non faccio mettere la maschera di cetrioli, cetrioli freschi, perché preferisco poi fare le mie. Allora, di nuovo. Buon anno, shanti shanti, e mi raccomando, scrub sempre e pulizia del viso sempre. Prendiamo dai cinesi e dagli asiatici che hanno tanto da insegnarci. Shanti shanti, buon anno ancora e waka waka. Magari, chissà, ok, va bene, a presto. E da Shanghai è tutto, un bacio.